Pronto? Sì, Zilocchi, io sono Gazzola di Radio Sound. Sono sì, Federico Gazzola. Ciao. Ciao, ciao. Io ti chiamavo per chiederti se avevi un minuto di tempo, ma non di più, per commentare un po' i dati che sono emersi oggi dall'osservatorio. Un minuto mi dai? Ma te ne do anche di più, era per non farti perdere tempo. No, più che altro No, mi sembrava faccio. un pochino, adesso poi correggimi se sbaglio, ma un pochino quello su cui magari si può fare un commento un po' più curioso, ahimè, è il fatto che aumenta sì l'occupazione, però è precaria, no? Mi sembra aver Sì, se capito. vuoi un minuto e mezzo lo facciamo. Ecco appunto, allora commentiamo questo dato, insomma, aumenta sì l'occupazione, ma c'è poco da sorridere, nel senso che comunque si parla di occupazione precaria, è così? Beh, sì, diciamo, non sono dati negativi, quindi comunque non possiamo non evidenziarlo. Siamo la terza provincia in Italia per tasso di occupazione, questo è un dato che comunque è un dato che non si può come dire, nascondere, e meglio così, però oggettivamente quel dato va un po' analizzato, nel fondo va spacchettato, diciamo così, e quel 69,4 di tasso di occupazione però va tradotto a, come si diceva, in qualità. Allora, qui ci sono due elementi. Il primo è che le misurazioni dell'Istat sono coerenti con quello che succede in tutta Europa, tengono conto del fatto che se una persona ha lavorato per un'ora in una settimana di riferimento viene considerato occupato. Ora, fra un'occupazione a 40 ore settimanali a tempo pieno e un lavoro saltuario di 2 ore alla settimana c'è una bella differenza, però entrambi sono classificati come lavoratori occupati, quindi intanto c'è questo elemento, ma comunque sia i dati scavati un po' nel profondo ci dicono appunto che il saldo fra i cessati e gli attivati dei tempi indeterminati è vero sostanzialmente, quindi non c'è una crescita occupazionale di qualità, dall'altro lato c'è una crescita molto forte delle forme più precarie, quindi contratti a termine, quindi lavori di breve durata, che ci fanno dire ancora una volta che la nostra analisi è sempre stata corretta, a partire dalla Critical Jobs Act che doveva superare la precarietà e stabilizzare le persone, così non è stato, non si è creato occupazione aggiuntiva, è occupazione che è stata trasformata da una tipologia all'altra, e l'Italia, il nostro paese, manca ancora di una politica di sviluppo, una politica industriale che sia in grado di premiare le imprese serie con incentivi pubblici non a pioggia ma selezionati di qualità su progetti concreti, perché solo in quel modo si può creare anche dell'occupazione di qualità, che è quello di cui c'è bisogno per fare valore aggiunto e per far sì che il nostro paese, l'economia del nostro paese regga la concorrenza internazionale, non sulla competizione al ribasso dove saremo sempre sconfitti, ma sulla qualità del prodotto. Ecco, questa è un po' l'analisi che viene fuori dai dati anche del nostro territorio, quindi le nostre analisi sono purtroppo confermate nonostante i dati positivi, e ci dicono che quello che noi dobbiamo chiedere alla politica oggi è che ci sia un governo intanto, e che questo governo cambi radicalmente le politiche sociali ed economiche, affrontando il tema delle differenze, delle disuguaglianze, per una nuova politica sociale di cui c'è bisogno in Italia e in Europa. Perfetto, perfetto. Ti ringrazio molto. A te, perfetto, grazie a te. Ciao, ciao, grazie. A presto. Ciao, ciao, ciao.